fare di più e pensare al bene comune. È l'appello lanciato dal presidente del Consiglio Mario Monti alle parti sociali nel giorno in cui incontra a Palazzo Chigi i sindacati. La settimana scorsa era stata la volta delle imprese. C'è il decreto sul caso Ilva e l'emergenza ambientale a Taranto al centro dei lavori della Camera. Ecco cosa ha detto soltanto ieri il ministro dell'Ambiente Corrado Clini all'apertura della discussione del testo. Il risanamento di Taranto non è una questione locale, ma è un intervento di interesse nazionale, perché siamo in un contesto strategico per l'industria italiana da un lato e per il sistema della logistica dall'altro. In aula alla Camera si parla della regione Sicilia, dei suoi debiti e dei suoi sprechi, di consulenze d'oro e disoccupazione record. Se ne parla in due mozioni, una a firma della Lega e l'altra dell'Italia dei Valori. Entrambe chiedono al governo di intervenire. E proprio questa mattina il sindaco di Palermo, Leo Luca Orlando, è giunto a Roma per partecipare al tavolo tecnico di Palazzo Chigi che dovrà trovare una soluzione alla crisi della GESIP, società compartecipata del comune. Questa mattina circa 200 dipendenti senza stipendio dal 1 settembre hanno manifestato davanti la sede della Camera e del Governo. E nell'aula della Camera si parla anche della Calabria, con un gruppo di mozioni a firma di tutti i gruppi parlamentari che puntano al rilancio della regione. Tra queste c'è anche quella prima firma del segretario del PD Pierluigi Bersani, che punta su investimenti produttivi, politiche del lavoro, infrastrutture e viabilità, agricoltura e pesca, turismo, commercio e artigianato. Abrogare le modifiche all'articolo 18 introdotte dalla Fornero e cancellare l'articolo 8 del decreto del 2011 varato dal governo Berlusconi. Sono i due quesiti referendari depositati questa mattina in Cassazione da Antonio Di Pietro, Nichi Vendola, Oliviero Di Liberto e Paolo Ferrero. Insieme a loro anche il leader dei Verdi, Angelo Bonelli e Rinaldini della FIOM. Incapaci di muoversi allo stremo delle forze, ormai in balia del mare da due giorni, solo l'intervento tempestivo della Guardia di Finanza di Trapani li ha strappati da una morte certa. È la storia di 11 profughi, probabilmente libici, aggrappati al gommone con cui erano partiti da Bengasi tre giorni prima e recuperati la notte scorsa a 20 km da Pantelleria.